In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre». Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Gesù con queste domande provoca certamente la folla intorno. E sicuramente fra questi qualcuno nel suo cuore avrà pensato: ma come si permette di sminuire così un genitore? Non è una mancanza di rispetto? Non è un disattendere il comandamento «onora il padre e la madre»? E altro ancora. Ma se Gesù voleva oggi fare un complimento a sua madre, c'è riuscito in pieno. In pochi lo hanno però capito. Proviamo ora ad esplorare il complimento raffinato e misterioso che Gesù fa a Maria. Per farlo dobbiamo andare avanti con le parole del Vangelo. Dice Gesù: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà di Dio, egli è per me fratello, sorella e madre». Gesù fa una trasposizione di relazioni, cioè passa da una dinamica di relazioni carnali ad una spirituale. Cioè, fratelli e sorelle si diventa per lo spirito e non per la relazione di sangue. È una comunità nuova quella che fonda Gesù, diciamo una famiglia nuova. Metro di misura di questa nuova famiglia è la volontà del Padre. Ora, perché Gesù ha fatto indirettamente un complimento a Maria? Perché lei più di tutti si è abbandonata alla volontà di Dio. Quindi Gesù non voleva assolutamente mancare di rispetto, anzi, la voleva elevare a un titolo più alto di quella di madre terrena. Ora Maria è madre celeste.